Festival Nazionale del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello DOC. Fossombrone scalda i motori, inaugura un nuovo format e qui in questa terra riparte la grande kermesse del tartufo in Italia, e Fossombrone quella a inaugurare tutte le grandi mostre nazionali. Richiameremo un grande turismo gourmet, io direi curioso, facoltoso, ma anche che vuol venire a scoprire queste nostre terre meravigliose. Beh, un messaggio che serve sicuramente a tutti, serve ai ristoratori per stare più uniti, per evidenziare le loro valenze che hanno indiscusse, serve a noi per capire quante eccellenze abbiamo nel nostro territorio e serve per cercare di coordinare ed esprimere al meglio le nostre capacità. Noi siamo un grande territorio che tutti insieme dobbiamo unirci, dobbiamo evidenziare e mettere in rete le nostre enormi valenze, le nostre enormi doti e quanto di bello abbiamo che ci è stato dato dalla natura. Le origini e le tradizioni sono sempre quelle, però abbiamo pensato di dargli un nuovo format che, visto che ormai sono 38 anni che parliamo di mostra mercato, da quest'anno abbiamo pensato di chiamarlo Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello DOC. Perché? Per mettere insieme questo connubio tra il tartufo con il bianchello, ed è una grande particolarità che va sviluppata, che va promossa. Noi abbiamo una città di Fossombrone che geograficamente si trova al centro della vallata del Metauro, ma nello stesso tempo è ricca di tradizione storica, di beni culturali inestimabili, e nello stesso tempo possiamo mettere insieme un connubio enogastronomico unico. Siamo molto contenti perché la stagione sta promettendo bene. Parliamo del tartufo bianchetto, del bianchello, che è un nostro vino. Il bianchetto è il primo tartufo dell'anno, quindi siamo contenti di questa nuova apertura che c'è all'interno anche del comune, della Proloco, che ci ha aiutato molto. Sono state coinvolte tante persone, tante associazioni. Questa è la cosa più importante, cercare di fare gruppo per ripartire tutti insieme e dare valore al territorio fossombronese. Io definirei questa la Tartufo Valley e anche la Food Valley, cioè abbiamo tutta una serie di prodotti che permettono, come dire, di fare dei piatti eccezionali. E Fossombrone, attraverso questa mostra e attraverso i suoi ristoratori, presenta, diciamo, una serie di piatti cucinati con prodotti locali abbinati a vini locali, quindi direi che è quello che serve per essere un attrattore turistico di un territorio. Nel percorso che facciamo come Associazione Italiana Sommelier ci viene spiegato, diciamo, il meccanismo di abbinamento tra cibo e vino, quindi per contrapposizione, per concordanza, per tanti fattori. Ovviamente qui è l'idea di esaltare il piatto con il tartufo in primis e poi dopo abbinarci il vino che deve essere un complemento del piatto, quindi deve esaltare ancora di più il piatto e quindi la preparazione che viene fatta, in questo caso dove c'è il tartufo.